Gli articoli di Vittorio erano quelli più succosi da leggere su qualsiasi giornale lui abbia scritto, perché il mestiere di giornalista è un mestiere in cui c'è il racconto delle cose che si vedono e il modo in cui le si racconta, e il modo in Vittorio era meraviglioso. Aveva una energia, una freschezza, ho letto oggi Baricco che ha scritto una capacità di rendere semplici le cose difficili, e al tempo stesso una schiettezza, una nettezza dei giudizi che non sono frequentissimi. Però ecco, io oggi lo vorrei ricordare proprio così, per la qualità della sua scrittura, per la sensazione di appagamento che dava la lettura di un suo articolo, per la capacità di evocare i luoghi dove stava, le cose che ascoltava, le persone che conosceva, che non è una cosa usuale anche nei grandi giornalisti, nei grandissimi giornalisti. Vittorio era figlio di un altro grande giornalista che era Guglielmo Zucconi, che era stato un grandissimo direttore del Giorno, prima aveva diretto persino il Corriere dei Piccoli, Guglielmo Zucconi. E quindi adesso non è che voglio sostenere tesi che riguardano il DNA, però non c'è dubbio che Vittorio è cresciuto in un ambiente in cui le parole avevano un significato, un valore, e la loro composizione era un'arte artigianale e artistica al tempo stesso. E poi Vittorio è una persona di enorme simpatia, di grandissima energia, senza quegli atteggiamenti spesso un po' divistici che anche nella professione del giornalismo ogni tanto si affermano. Insomma, veramente era una persona bella.